questa iniziativa che abbiamo pensato un po' come una conferenza, un dibattito, che è una riflessione che abbiamo voluto mettere in campo sulla città di Lamezia Terme. Intanto il sindaco ha annunciato che ci raggiunge, appena chiude gli impegni catanzaresi, per le 4 dovrebbe essere qua, già comunicato in precedenza, così come dopo Mangiardi, appena finito alcune attività connesse, diciamo, alla sua attività riflessa, perché ha avuto dei fornitori che arrivavano, insomma, mi spiegava prima al telefono, si aggrega e comunque ci saluta. Quello che è la CGL di Catanzaro ha voluto quest'oggi mettere in campo nel percorso della tappa nazionale della CGL Legalità una svolta per tutti, è una riflessione che abbiamo articolato in due momenti, una stamattina a Catanzaro con gli studenti, una in un luogo che per me è un luogo simbolo, così come lo è per la città di Venezia. È un luogo simbolo perché da queste, diciamo, strade è passata Susanna Camusso a intitolare il viale d'ingresso, ha fatto in passato a Placido di Sotto, e perché per la città significa un luogo restituito alla società civile, restituito non solo a tutta la città, ma restituito al futuro, perché insomma in questo parco i bambini vengono a giocare, i genitori portano i propri figli a giocare, laddove questo luogo, questo pezzo di nostra terra era stato invece occupato in maniera clandestina, piuttosto che, diciamo, un luogo che era appunto, insomma, appartenente a un bene che è stato confiscato e che apparteneva a famiglie criminali della città. E poi Costantino mi diceva, no, poi mi dice che è l'altra parte, insomma, cioè è la casa, insomma, del Bossa. Cioè. La riflessione che abbiamo voluto mettere in campo, per cui io ringrazio chi mi aiuta, insomma, a fare questa riflessione, a partire da Giacomo Banizza, che tutti conosciamo, e dal procuratore Maffia, procuratore di Lamezia Terme, sostituto procuratore di Lamezia Terme, era un augurio, e Nicola Longe della CGL Nazionale, parte da una considerazione alcune cose che lo stesso Giacomo Panizza in questi giorni, insomma, intervistato la Repubblica, diceva sulla città di Lamezia, se vogliamo. Nel senso che raccontava la propria esperienza nella quale nel corso degli anni ha visto mutare, così come abbiamo visto tutti noi cittadini che frequentiamo, insomma, la città di Lamezia, mutare il contesto sociale e il tessuto sociale, appunto, della città, rispetto al ruolo, all'azione che Giacomo, così come tante delle associazioni che si occupano a Lamezia di antimafia e antindrangheta, fanno. Mutare il contesto perché ad una iniziale indifferenza e paura, no, quando si è partiti negli anni, è seguito un atteggiamento di riconoscimento del lavoro che si è fatto e quindi del fatto che quel tipo di movimento, e non solo, le azioni, soprattutto, non tanto le parole, ma le azioni, hanno condizionato in positivo i cittadini. Quello che si dice spesso della legalità è una frase del genere, si dice lo Stato ti deve mettere nelle condizioni di pensare che vivere nella legalità convenga. Spesso lo si dice in termini negativi, cioè per dire che molto spesso non siamo viviamo le istituzioni così distanti, in un rapporto di distanza, che appunto, insomma, diventa sconveniente per i cittadini pensare di vivere nella legalità, perché i soprusi e chi appunto sta da quella parte appare più forte della nostra resistenza civica e del nostro coraggio di stare appunto coerentemente dalla parte della legalità. Quello che la CGL ha incrociato in questo percorso è un'esperienza che abbiamo consumato 3 anni fa, che abbiamo definito il giorno che non c'è, con una manifestazione proprio che partì dal quartiere di Capizzaglie, con
diciamo, l'idea iniziale di portare alla manifestazione una persona in più della prima manifestazione, cioè della decina di persone che si mobilitarono per difendere il bene confiscato gestito da Giacomo Panizza, è il risultato di un lavoro fatto con le associazioni, con i vari gruppi che in quel momento si mobilitarono. Invece fu una grande risposta del quartiere, del popolo di Lamezia, e seguito da un contrasto appunto anche della magistratura alle varie famiglie ambientaliste. Questa è la riflessione, questo è, diciamo, l'aspetto positivo del ragionamento, cioè come la nostra azione insieme a quella di altri soggetti che insieme a noi sono fatto rete su questo tema riesce a spostare l'idea appunto della convivenza dentro questa città, e riesce a spostare l'idea che stare dalla parte giusta, insomma, dalla parte della legalità conviene. Quello che invece bisogna costruire, grazie, Giannetto è arrivato, invito ad accomodarsi al volo. Buongiorno, benvenuto. Quello che è mancato, quello che manca è quello che dovremmo costruire sul futuro, perché comunque, insomma, le cose fatte sono importanti, ma quello che dovremmo fare è importante per capire come mantenere viva una certa azione di contrasto e soprattutto non far prevalere l'indifferenza, il fatto che quando si vede meno che ci sono meno fatti di escalation criminale, quando no, la gente tende, le persone tendono a sottovalutare il fenomeno e quindi ad abbassare la guardia. Quello che vorremmo provare a fare è partire da una riflessione su come sta messa, diciamo, la città da questo punto di vista, la tenuta democratica della città e dei movimenti che stanno, la diversità dei movimenti, per provare a continuare a fare di più. Provare a capire come dentro quei processi che sono il contrasto diretto a reazioni, diciamo, ad azioni criminali forte, si riesce a intaccare maggiormente con azioni che sono quotidiane, che costruiscono appunto contrasto, che lo fanno nel lungo termine, che lo fanno utilizzando e partendo da, appunto dall'intaccare, da non permettere che chi vive nel nostro paese con quelle regole criminali possa, diciamo, intaccare il nostro futuro, il futuro dei nostri lavoratori, delle persone che rappresentiamo. Per esempio quando entra nelle aziende e quando l'economia criminale entra nelle aziende, nei luoghi di lavoro, nel tessuto stesso del mondo imprenditoriale e dell'economia, e tu non riesci a vederlo, e tutto diventa annacquato. Si pensi, diciamo, al metodo del riciclaggio del denaro attraverso attività commerciali, attraverso attività imprenditoriali e quindi attraverso l'infiltrazione di fondi neri nell'economia pulita. È molto difficile a quei livelli provare, diciamo, a dimostrare, no, che vi è un'attività illecita, o comunque è molto più difficile di prima rispetto alla legislazione intervenuta negli anni. E questa cosa influenza naturalmente il nostro fare sindacato, il nostro essere soggetto di rappresentanza del mondo del lavoro, perché quando ti trovi di fronte a una situazione del genere, spesso, insomma, nell'azienda si fa fatica ad entrare, piuttosto che, insomma, non si riesce a leggere quali in realtà sono i movimenti che intorno ad una chiusura d'azienda, a un fallimento, ad una disperazione appunto sociale come un licenziamento collettivo, non riesce a leggere i processi che sono intervenuti prima.
La nostra riflessione parte da questo, dalla volontà appunto di, in un terreno fertile come quello di Lamezia, rispetto a tanti altri punti della nostra terra, della nostra Calabria, dove ancora ci sono problemi più seri di pressione criminale. Parti da questo, cioè come si ricercano azioni positive ulteriori e come si sperimentano campi nuovi per intervenire e provare a contrastare preventivamente la criminalità organizzata attraverso appunto le istituzioni, attraverso i soggetti e le persone che in questa città hanno un curriculum, diciamo, tale da poter dire la propria su questo tema. Ecco, noi vorremmo essere aiutati in questa riflessione, soprattutto dalla CGIL nazionale, dalla campagna che è in corso, proprio per investire maggiori risorse umane, politiche, economiche dentro un ragionamento che possa aiutare a cambiare le cose. Proprio perché insomma noi siamo certo attenti alle riflessioni, attenti al dibattito, alle parole, ma poi sappiamo bene insomma che le azioni sono quelle che contano e quelle che pesano di più per modificare le cose. Ecco, questa era la sintesi, diciamo, di un ragionamento che questa sera proviamo a mettere in campo e proviamo ad articolare in modo tale, insomma, da darci la possibilità a tutti di riflettere su questo e poi essere, diciamo, farne discussione collettiva e provare, diciamo, a cambiare il modo di stare nel territorio e di essere più attenti ad alcune questioni. Detto questo, io avrei, diciamo, terminato il mio ragionamento. Se Giannetto Pioni Speranza, il sindaco di Lamezia, mi aiuta, diciamo, a fare la presidenza, se vuoi tiro subito la parola. Io avevo appena iniziato, quando sono arrivato, per cui, insomma, se no partiamo da Giacomo, insomma, ci può ragionare su qualche riflessione. Io, prima di dare la parola a Giacomo, dico semplicemente che per noi, insomma, è una risorsa assolutamente, che il suo lavoro è per noi fondamentale dentro questa città, ma per la nostra organizzazione, e che probabilmente anche grazie all'azione, all'impegno che c'è stato, insomma, alcune cose, alcuni ragionamenti sulla Lamezia, insomma, non sono sempre negativi, nel senso che spesso le cronache nazionali parlano di queste città appunto per altre cose, quando invece l'ultimo episodio, diciamo, è di recente, una Repubblica fa un parallelo in cui si dice, in una società che tende, diciamo, ad escludere, in una società in cui c'è la paura del diverso, a Lamezia si sta insieme dentro le case confiscate e si sta insieme dentro i quartieri con i migranti, insomma, e quindi un esempio positivo da questo punto di vista che per noi, insomma, è un punto di riferimento. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie che si inventano anche da parte del sindacato e iniziative proprio generali sui temi della legalità, perché lo sappiamo, fino dal punto di vista del sociale, quando mi hanno impostato in Calabria, pensavo che mi bastava venire in Calabria a fare attività sociali, punto. Nel giro di 15-20 giorni mi sono trovato quelli che chiedevano il pizzo, perché mettendo su, voi capite, mettendo su una piccola fabbrichetta per lavorare il rame, per poter mangiare, insomma, per potersi autogestire, e sono venuti a chiedere il pizzo proprio pochi giorni dopo che abbiamo cominciato l'attività, con gente in carrozzina, e non vi dico, nel seminario, che è una cosa religiosa, non mi aspettavo, ecco, che questi arrivavano anche lì, no? a chiedere il pizzo. Ecco, perciò sto tentando di dire che io ho conosciuto questo mondo della legalità o illegalità in Calabria, ma poi mentre gli anni passavano mi sono reso conto che ad esempio Mani Pulite è cominciato da noi a Milano, perciò non stavo facendo un parallelismo di meglio o di peggio tra Lombardia e Calabria, cioè da noi era cominciato Mani Pulite prima che
Questo per dire che, ecco, chi lavora nel sociale o chi magari come me fa il prete pensa che nel mondo si possono fare dei compartimenti stagni. Io faccio la chiesa, tu fai la politica, tu fai il ladro, tu fai la guardia, tu fai il giudice, tu fai... No, invece no. Mi sono reso conto in fretta che tutto è mescolato. E mi sono reso conto allora di dover fin da subito inventare una resistenza. E dicevo, ma perché devo fare l'antimafia lì? Se mi hanno imprestato per alcuni anni, perché devo fare l'antimafia? L'antimafia tocca a quello che si chiama lo Stato. Invece no, mi sono reso conto proprio giorno dopo giorno che se io voglio venire in Calabria, in prestato, a dire dei sì, vi assicuro che con il tema sociale che avevano affidato a me, che era legato alla disabilità, alla psichiatria, questi temi qua, no? L'unica risposta che c'erano in Calabria erano il tuo paese, il Falco, erano Serra d'Aiello, erano manicomi di Reggio Calabria e a Catanzaro, Fondazione Beppe. Quattro casermoni con dentro 800, 1200 persone ricoverate e così via. Ecco, e mi dicevo, ma qui c'è illegalità già in queste cose. Sto dicendo che due erano della Chiesa e due dello Stato, cioè due manicomi erano dello Stato e erano pubblici, gli altri due privati, ma come si fa a vedere che l'illegalità è solo la mafia o il ladruncolo o non sono anche queste cose? E lo sto tentando di dire che queste cose c'erano allora, con volti diversi ci sono ancora oggi. Ecco, la nostra Calabria certamente ha cambiato le cose, ma ha trasformato, diciamo, le cose giuste magari in cose altrettanto giuste. Quelle illegali, l'illegalità ha preso altri volti. Perciò sto tentando di dire questo, cioè io sono rimasto nelle attività sociali, però non ho potuto non fare i conti con quella che si chiama la criminalità organizzata, la mafia o anche cose della regione stessa. Per litigare in casa a Costantino, io mi ricordo di averla per la prima volta portato a Piazza Italia, dove c'era la ragione, un sacco di gente in carrozzina, gente fuori di testa, ma là nella regione, e sai che c'era Politano e di Catanzaro. No, Brignani era la santa. Rosario. Olivo, no? Che facendo il bilancio regionale, la prima volta che è andata la giunta di sinistra, occorrevano dei soldi da qualche parte e hanno dimezzato il fondo sociale. Io ho provato a dirlo lì a quelli che li aiutavano e mi hanno detto no, non si può fare niente. Si sono trovati una mattina la piazza piena di carrozzine, di gente matta, di gente... No. Mi ricordo che Rosario Olivo mi ha chiamato su e mi ha detto: ma che state chiedendo? E gli ho detto: avete tagliato, in un quarto d'ora li hanno rimessi. Tra l'altro, sto tentando di dire che certe volte l'illegalità potrebbe anche accadere. Lì mi sono reso conto che è successo qualcosa, che certe volte anche con la politica o anche con la chiesa. O anche, no? Certe volte bisogna starci sopra. Perciò, a mio avviso, la società deve starci sopra alle cose della politica, alle cose dell'economia, alle cose del mercato, ai contratti, al via vai di gente, di persone. Allora, che tipo di avventura mi capitate in Calabria? Di svolgere attività sociali, ma di metterle a discutere o a fare il braccio di ferro con le altre realtà, che sono l'economia, che sono la politica, che sono anche certe volte i poteri giudiziari. A me è capitato di denunciare la polizia, no? Ai tempi quando perché era uscito il DPR 616, affidava i minorenni, non andavano più ai riformatori, ma andavano dove? Ecco, in Lombardia andavano nelle strutture adeguate, in Calabria
chiusero il fornatore per i minorenni un po' sbarazzini o la Zuccoletti, venivano portati direttamente al carcere i minorini di Catanzaro. Perciò lì ho denunciato quella polizia che prima di portarli li picchiava, no? E poi, insomma, ci sono state delle questioni lì, poi qualcuno avversa e così via, no? Si è aggiustato tutto. Però per dire che certe volte sto tentando di dire che anche con la Chiesa non bisogna dire va bene. A me è capitato di aspettare 25 anni perché mi dicessero sì alla mezza termine la mafia c'è, ma non Costantino, la Chiesa ufficiale. Mi dicevano, tu vieni da fuori, non ci vedi bene, no? Io queste cose le dico tranquillamente perché siccome le ho scritte e dette anche in televisione e così via, non, perché la seconda cosa è troppo vera e non c'è nessun documento che possa dire il contrario, anzi io vi dirò che il primo documento fatto l'ho pubblicizzato io per non aiutare la nostra Chiesa a non dimenticarsi. Ecco, lei viene in Chiesa, quella giornalista che viene in Chiesa, perciò questa storia ce l'avrà, ecco, sto tentando di dire che, ecco, su questo tipo di cose, ecco, a mio avviso il sociale che abbiamo alla Venezia Terme ha molto bisogno di sperimentarsi, non a fare soltanto, che ne so, antimafia, ma a fare antimafia con i sindacati, col comune, con le ditte, con le scuole, ma non andando a raccontare le cose, andando a vedere insieme cosa si può fare, cosa c'è da cambiare dalla scuola. Cosa c'è da cambiare? Perché anche noi abbiamo tanta gente di buon cuore nel giro del volontariato, eccetera, che è capacissima di andare all'ospedale a sostituire, non litigare con i sindacati, a sostituire il lavoratore, no, all'ospedale, andare a chiacchierare con il malato, ma non a fargli la puntura o a mettergli il termometro che tocca a qualcun altro. Ecco, sto andando a dire che tutte queste cose che mi sono capitate alla Venezia mi hanno insegnato tanto sulla legalità, che da una parte bisogna prenderla in mano. Seconda cosa, che come gruppi del sociale bisogna avere le spalle larghe, altrimenti ci mangiano. Questo parco, ad esempio, è gestito da più gruppi. Abbiamo messo insieme, qui alla Venezia Terme, il sindaco è presente, lo sa, anzi, c'entra, no? E gruppi di tutte le estrazioni, dal mio giro, di chi era all'Arci, capito? Ci hanno messo insieme e stiamo gestendo questo parco. Ma sapete che dopo pochi giorni che abbiamo aperto quel bar, sono arrivati due bambini in bicicletta di una famiglia, cioè il cognome, e sono messi a tirare in bicicletta nel bar. Quando gli abbiamo detto, guarda ragazzini, non, no? Il giorno dopo è venuto il fratello maggiore con la moto. Allora, con la polizia abbiamo, si può dire, parlamentato, trattato, non sta avvenendo più. Però ogni volta che facciamo, quindi facciamo tante le iniziative dove queste realtà mafiose si mettono negli interstizi, mettono quello che vuol fare i panini, quello che vuol fare le salamine, quello che vuol vendere le birre, quello che. Qui vediamo cosa fare, dove vedere con noi, perché si inseriscono. Perciò sto tentando di dire che una volta risolto, fronteggiato un problema, non vuol dire che dopo è risolto, vuol dire che inventano, hanno 100.000 modi di entrare, no? Ecco, su queste cose che mi capita di fare, vi assicuro che è aumentata la gente di Lamezia Terme a farle insieme, cioè più gente di Lamezia Terme rispetto al passato, queste cose le vede e insieme le fronteggiamo naturalmente. E non siamo mica amicati, le fronteggiamo insieme carabinieri, eccetera, 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 così anche col tribunale magari approfitto se dobbiamo dare una sveglia a qualcun altro in tribunale, perché abbiamo sulla zona abbiamo la prostituzione con dentro, cioè la prostituzione con dentro anche la tratta. Ne abbiamo parlato col procuratore, no? E anche con dei comuni che hanno dei cittadini puritani che dicono là ci sono le prostitute, va bene, però insistono quei sindaci, è accaduto pure con quelli, eccetera, che mandano i vigili a dare le multe a quelli che si fermano,
Quel giorno che il giornalista poi tornerà da me, le prostitute, voglio vedere l'articolo del giorno dopo come sarà. Però ci siamo riparati con il tribunale e con i sindaci per dire, cioè noi abbiamo dato i nomi di chi di noi va con queste ragazze, no? Per parlare, per aiutarle anche a non farsi male, a non prendere l'AIDS, a non... Poi quando vengono picchiate le portiamo direttamente, le portiamo al pronto soccorso, perché poi c'è gente che va là, no? Usa e poi picchia, no? E pianta lì anche per non pagare, gli frega pure i soldi, e allora poi prendiamo il nostro telefono, prendiamo e portiamo subito al pronto soccorso. Cioè, il punto qual è? Che ecco, su queste cose abbiamo più gente che si mette dentro a viverle, si rende conto di un'illegalità che va dalle mafie, ai ragazzotti che picchiano le prostitute, a chi invece ha paura, a chi... Ecco, la nostra città, sto vedendo che quando magari vado a spiegare le cose, dopo tre giorni si dimenticano. Quando invece vengono coinvolti, come quando è accaduto lì quel giorno che non c'è, che tu citavi prima, che sono venuti in tanti, anche perché, vabbè, lì perché hanno esagerato, ma tra bombe e pallottole lì, no, su quella casa confiscata ci hanno esagerato. Però il punto qual è? Che la gente però che prima mi ha un po' costretto a chiamare la prima casa confiscata, no? E gli ho messo fuori pensieri e parole, gli ho messo fuori quel titolo alla casa, perché io andando là la gente mi evitava, la gente non dicevo, ma quanta paura hanno. Allora ho chiamato la casa col nome, col contrario della loro paura, l'ho chiamata pensiero e parola. Voi dovete ragionare, voi dovete dire la vostra. A distanza di anni invece, quando abbiamo fatto questa manifestazione, mi sono reso conto che invece da un po' di tempo la gente mi parla anche lì davanti, anche se c'è quelli del clan che vedono, loro vengono attraverso la strada a venire a parlare con me. Ecco, vuol dire che hanno capito che a essere tanti si può anche avere lì quello del clan che ti guarda e dici vabbè, buongiorno, no? Invece che abbassare gli occhi e avere la cremarella. Ecco, sto tentando di dire che le attività sociali, che dobbiamo farle, lì abbiamo delle attività così anche altrove, quelle vanno fatte, però vanno fatte sempre di più con il tribunale, con la polizia, col comune, con l'azienda sanitaria, col mondo del lavoro, perché poi tanta gente che aiutiamo perché escono dal percorso di tossicodipendenza. Non è che possiamo dire hai finito, adesso vai di nuovo a rubare, no? O vai di nuovo a drogarti. Bisogna fare in modo che si inseriscano nelle attività lavorative, così anche le attività che facciamo con le persone con disabilità, ok? Dobbiamo inventare, o con la legge 68, cioè dei luoghi di lavoro. E allora non possiamo stare nel sociale facendo i tecnici del sociale, ma stare nel sociale collaborando con tante realtà. Certe volte, come è capitato per quell'articolo di Repubblica, che lì hanno paragonato Roma come mafia capitale, con chi ci fa i soldi sui migranti, e hanno paragonato con quel giro che c'è, che abbiamo alla Lamezia, invece con i migranti, invece fa conto anche l'illegalità. E sostanzialmente l'articolo che citava prima Giuseppe era questo qui. Però guardate che questo accade alla Lamezia. Io sono il forestiero di passaggio, ma è tutta gente di Lamezia. Non è che è gente che viene da chissà dove a fare le cose. Sono tutte persone di Lamezia che siamo insieme cresciuti con questo aspetto della legalità. Cresciamo di più quando incontriamo anche una bella collaborazione con tutti questi puntini che vi stavo dicendo. Cresciamo anche noi di meno e siamo costretti in un angolo quando la società è lasciata da sola. Sto tentando di dire alla politica, adesso siamo in attesa di Presidente della Repubblica, siamo in attesa di giunte regionali, siamo in attesa di Lamezia che cambierà l'amministrazione tra un po' di mesi, siamo tutti in attesa di queste cose. Cioè, che succede? Sto tentando di dire che su queste cose, se ci mettiamo insieme, non c'è l'aver paura del sociale che cresce, mi raccomando.
Il sociale sociale, quando si mette in testa di fare un partito è perché i partiti stanno funzionando male e sbagliato. Il sociale funziona invece bene e si può mettere in tutti i partiti che gli pare, non partiti di resistenza, ma partiti di partecipazione, quando anche i partiti funzionano tanto bene. Perciò la CGIL, io ho fatto tanti anni di fabbrica, avevo di interprete, perciò ero metalmeccanico, figuriamoci se non ci capiamo. Allora, ecco, e ai miei tempi erano gli anni 60. Il tema del sindacato era un tema molto politico, molto sociale. Erano quei tempi che abbiamo fatto nascere poi tutti i lavoratori. Io sono del 1946, non ci capiamo, sono con magari non ritorno nei conti, però dal 47 finita la quinta elementare sono andato in fabbrica, 14 anni mi hanno messo in regola e al 70 poi ho avuto in mente di andare a prete. Però voi capite che erano gli anni in cui il mondo del lavoro non era, era dentro il mondo della politica, voleva la cultura, voleva la casa, voleva i diritti delle donne alla maternità. Erano i tempi che si costruivano quelli che oggi chiamiamo i diritti sociali, che ci stanno purtroppo un po' scemando. Grazie. Grazie a Don Giacomo, sì, anche per aver ricordato, diciamo, alcune questioni attuali, il tema dei diritti sulle quali ci siamo ancora impegnati e continuiamo ad essere impegnati alla ricerca, diciamo, di un ragionamento con il governo, si spera insomma che possa evolvere, non calare, diciamo, il tema dei diritti sociali. Ora, siccome già ho parlato pure di politica e di elezioni alla Lamezia, non chiedo al sindaco di parlare delle elezioni perché so che non lo fa, no? Nel senso che sorprende, cioè, ci siamo. Ma passo la parola per questo. Ah, vabbè, cioè, sei il padrone di casa, insomma, del sindaco, va bene. Allora, al procuratore, al sostituto procuratore Mafia, io vorrei insomma chiedere una riflessione su come, appunto, dal suo punto di vista, dal punto di vista della magistratura, il contrasto alla criminalità può funzionare. Noi spesso insomma facciamo come sindacato un po' di ragionamenti quando si tratta della giustizia e soprattutto sul fatto che insomma il dato reale è la carenza di organici dentro il sistema dei tribunali e della giustizia, oltre che insomma un sacco di precari, di lavoratori precari che stiamo tutelando e tentiamo insomma di salvaguardare dal rischio di perdita di posto di lavoro. Viviamo in un territorio altamente a rischio dal punto di vista della legalità, ma pare insomma che l'attenzione spesso delle istituzioni da questo punto di vista non sia inversamente proprio direttamente proporzionale al rischio, nel senso che siamo rimasti forse per non so quanto tempo, non ho idea, non vorrei dire neanche delle cose inesatte, ma per esempio senza il procuratore Caranzaro, no? per un bel po' di tempo, e ogni volta insomma che succede qualche fatto eclatante, si parla della carenza di organico. Nonostante questo, quello che la magistratura, la polizia in questo luogo, in questa città ha fatto è sotto gli occhi di tutti, è importante anche dal punto di vista del lavoro e delle varie operazioni che sono state svolte, che hanno non solo rappresentato, diciamo, la mano criminale, il contrasto alla mano criminale, ma anche fatto capire su quali basi, leggendo, no, le dichiarazioni dei pentiti o piuttosto che le intercettazioni, su come, intanto, in che maniera si muove la criminalità organizzata, ma poi quali sono le interessi, quali sono i pezzi di mercato che invade, no, che ha, sì, i pezzi, dicevo, di mercato che l'andrangheta alla Lamezia controlla e acquisisce. Quindi la riflessione è intanto da dove siamo partiti e come
è evoluta la vicenda criminale tra Lamezia e poi che fare, insomma, dopo e nel frattempo. Innanzitutto grazie dell'invito, sono particolarmente felice di essere qui nell'ambito di una manifestazione che è sostenuta da questa regolazione, innanzitutto da un sindacato e da un sindacato che nel corso della storia di questo paese si è caratterizzato per battaglie fondamentali a tutela delle garanzie dei lavoratori. E quindi vi ringrazio per la vostra testimonianza. Parlare del tema della legalità, io potrei partire da tante cose, potrei partire da tante situazioni, partendo anche dalle domande, però mi piace snellire un po' l'attenzione, diciamo, collegata al tema della legalità con una metafora su un argomento, tra l'altro, che mi vede assolutamente impreparato, che è l'argomento del calcio. Tante volte, oggi forse un po' di meno, ma negli anni passati si sentivano i ragazzi al lunedì conversare sugli esiti, sui risultati delle partite di calcio, e chiaramente in genere si contestava l'arbitro, in genere. Comunque poi si contestava la squadra, si contestava il risultato, o si applaudiva la squadra messa sul risultato. E nel tempo, ripeto, parlo da assolutamente profano sul piano calcistico, nel tempo invece qualcuno mi spiegò, fece bene a spiegarmelo, che è inutile si tenti di caricare di responsabilità in positivo di meriti dall'altra parte il portiere, se la squadra, l'allenatore, non ha saputo predisporre innanzitutto gli attaccanti, ma soprattutto i centrocampisti e in particolar modo i difensori. Per cui il risultato di una partita, e se vogliamo il risultato negativo con cui una squadra rientra negli spogliatori, soprattutto se ha preso diversi gol, tante volte non è per responsabilità della politica, ma perché l'insieme della squadra, per essi centrocampisti e difensori, non sono stati in grado di costituire, creare quelle necessarie e indispensabili barriere tali da impedire agli attaccanti dell'altra squadra, alcune volte centrocampisti dell'altra squadra, di farsi avanti e di segnare il gol. E allora cominciamo a dire tutte le verità. È importante citare, convocare, chiamare, sentire pezzi della magistratura quando si parla di legalità. Ma dobbiamo ricordarci che si chiede troppo alla magistratura se si pretende il risultato della legalità, il risultato di una non sconfitta sulla legalità, nel momento in cui ci si è dimenticati di formare la squadra, di mettere in campo persone che sapessero costituire bene un presidio prima al centrocampo e poi nella difesa. Quindi anche la magistratura ha certamente le sue responsabilità, ha certamente le sue colpe, ma ricordiamoci che il magistrato è un po' come il portiere della squadra del pallone. Se alla fine finiscono a consegnarci qualche gol, poniamoci la domanda se quelli che stavano a centrocampo e chi dovevano fare i difensori sono stati nel tempo in grado di poterlo fare. Abbandonando questa metafora calcistica e ritornando al discorso del sindacato, io ritengo che questo paese, al di là di quelle che sono tutte le diverse sfaccettature, l'economia, la politica, il momento sociale, il momento aggregativo, le aggregazioni,
relazioni, debba fare ritorno innanzitutto su un principio che è fondamentale, e non a caso è un principio che troviamo tutti dalla lettura, anche quelli che si stancano a leggere, però se leggono la Costituzione lo trovano subito, perché è nell'unico rigo, nel primo rigo del primo articolo della Costituzione. Quindi anche se ci c'è un affaticamento degli occhi non fa niente, perché si legge subito, non arrivi al secondo, però sei arrivato al primo e lo leggi subito. Quel fondamentale principio per cui questa è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E credo che se in questo paese tante aree si siano aperte a situazioni di illegalità, è perché in questo paese ci siamo dimenticati nel tempo di due considerazioni: la prima, della indispensabilità e della centralità del lavoro; secondo, del rispetto delle condizioni di lavoro. Ecco perché l'importanza della straordinarietà del sindacato. Se cioè noi lasciamo interi pezzi del paese senza il lavoro come elemento democratico di partecipazione alla vita dello Stato, e ne lasciamo altri pezzi del paese sì con un lavoro, ma in assenza di regole, di condizioni di rispetto del lavoro, beh, credo che i portieri ne possiamo anche mettere di bravi e di altri, non saranno mai in grado di fermare una valanga di folla. Ed è quello a cui stiamo assistendo nel corso di questi ultimi anni. E io che sono per conformazione, per DNA positivo, devo dire che dal mio essere cattolico, dal mio essere cristiano, uso spesso dire negli ultimi tempi questa espressione. Non lo so cosa, quando ognuno sarà chiamato a passare, tra virgolette, un'altra vita, cosa ci spetterà? Io come cattolico ovviamente penso che ci sia un paradiso, un purgatorio, quello in cui credo io, ma non metto in discussione che ci possa essere anche dell'altro. Credo che qualcuno, il musulmano, può avere le sue idee, ma c'è un dato del quale ogni giorno mi sto convincendo sempre di più, che se questo Dio buono, cattolico, cristiano, musulmano, può perdonare a queste generazioni, alla mia generazione e alle generazioni che mi hanno preceduto, persino l'assassino, persino l'omicidio, c'è una cosa di cui sono fortemente convinto e non ci potrà perdonare, ed è quello di aver con i nostri comportamenti, con le nostre disattenzioni e in alcuni casi con gli atteggiamenti criminogeni e criminali, privato le generazioni future della possibilità di sopravvivere. Sono questi alcuni dei temi strettamente collegati alla legalità, perché altrimenti io poco fa mi veniva in mente un'espressione, l'ho voluta addirittura riportare, perché è un'espressione che ha utilizzato un vescovo. E l'espressione è questa, dice testualmente, dice: sono convinto che il senso della vita, dell'amicizia, della legalità e della giustizia non si trovi in fondo ai nostri ragionamenti, ma sempre in fondo al nostro impegno. Possiamo cioè essere forieri di straordinari ragionamenti, ma se ci fermiamo ai nostri ragionamenti, mettendo da parte la capacità di essere quotidiano in impegno, ben probabilmente, anzi certamente, avremo contribuito anche noi a negare ai giovani e alle generazioni future la possibilità di sognare, come altrimenti leggere le statistiche che dicono che oggi nel sud il 46% dei giovani non ha la possibilità di lavorare,
come si può chiedere a questo 46% di poter partecipare democraticamente alla vita del proprio paese se si è negato, se si è falciato, se si è privato questo 46% della capacità numero uno di esercitare, e cioè il diritto al lavoro. Quindi permettetemi di dire, e lo dico da magistrato, che la prima seria, vera, straordinaria battaglia che soprattutto nel sud va fatta, e quindi immaginate quale battaglia deve fare il sindacato, non possa essere nei prossimi mesi, la gente ormai è arrivata a un punto in molti casi del non ritorno. È una battaglia che si deve fare sul lavoro. E c'è una seconda, dico poi immediatamente per quelli che hanno un po' di pazienza in più, un po' di occhi da leggere in più, e lo troviamo nel secondo articolo della Costituzione. Cioè quando si fa riferimento al dovere della comunità nazionale di contribuire in termini di solidarietà. Questo è il momento in cui lo Stato deve tirare fuori la massima espansione, la massima capacità di solidarizzare in tutte le forme, in tutti i modi, con le persone che vivono situazioni di assoluta drammaticità. Ormai sono 20 anni che sono entrato in magistratura e vi posso assicurare che negli ultimi 20 anni la società è cambiata, abbiamo una angolazione, ahimè, fortemente privilegiata, anche se criticamente, da un punto di osservazione critico. Una volta era molto difficile che potessimo intervenire o che le forze dell'ordine intervenissero, una volta, ci stavo parlando 20 anni fa, con una certa frequenza, per esempio, sui furti nei supermercati. Era una circostanza veramente fuori dalla normalità. Perché? Perché è indicativo di una condizione complessiva di benessere per la quale ovviamente non si dovesse fare ricorso, bloccato in mano, non si dovesse fare ricorso a queste forme di sopravvivenza. Poi sono iniziati i furti nei supermercati, quindi furti però di una certa consistenza. Ma la cosa, credetemi, che mi ha letteralmente sconvolto è su questo piano, ovviamente, infatti sono molti, ma su questo piano fu la chiamata un giorno di un comandante di stazione. Mi chiamò e mi disse che era successo qualcosa allo supermercato e che quindi stavano ipotizzando l'arresto di queste due persone che si erano rese responsabili di un furto all'interno di questo piccolo supermercato. Dopo pochi secondi, però io vedevo che il maresciallo aveva difficoltà a comunicarmi bene la notizia, normalmente lo si fa con assoluta professionalità, però dice: dottore, si tratta di un marito e una moglie, due persone, pensionati. E che cosa hanno rubato questi due pensionati? Cioè, questo è il punto. Che cosa hanno rubato? Lo dice: hanno rubato una confezione di tonno, una confezione di formaggio e fino a qua, ma hanno rubato poi 40 confezioni doppie di quelle batterie, le pille, quelle doppie. E dice: da lì se ne sono accorte, perché se non erano tutte queste 40 pille. Dice: che dobbiamo fare? Dice: noi non vorremmo arrestarmi. Vabbè, giusto. Però
la curiosità, ma che dono non fa con queste pille? Le pille erano perché l'Ener gli aveva detto la corrente, e poiché avevano trovato una stufetta che funzionava a pille, venuta dalla Romania, dalla Polonia, non so, ce n'erano abbastanza, loro si riscaldavano da qualche giorno utilizzando la stufetta con le pille. Allora capite bene che quando arriviamo in un paese in cui persino una coppia di persone anziane pensionate, quindi che comunque hanno un reddito, per poter vivere e superare il quotidiano, stante gli impegni, il pagamento dell'IVA, fitto di casa, il pagamento della luce, probabilmente qualche impegno finanziario e probabilmente qualche ticket sulle medicine, qualche cosa sulle medicine, si arriva a questi livelli. Ben credo che abbiamo abbondantemente superato questi livelli di sopportabilità da parte del paese. E allora, in tutto questo, il discorso della legalità diventa non un fuor d'opera, ma diventa inevitabilmente, una sorta di territorio nel quale sempre più si riescono a trovare forme di adesione anche dal punto di vista semplicemente morale. Perché quando lo Stato diventa un qualcosa di nemico, quando lo Stato interviene soltanto per censurare, quando lo Stato interviene semplicemente per sanzionare, lasciando libera poi tutta l'area del bisogno e delle necessità, beh, è chiaro ed è inevitabile che l'area dell'illegalità trova un terreno assolutamente favorevole. E allora dire questo cosa significa? Significa sedersi e cominciare a ridiscutere di un'idea di paese, che sia un paese diverso, perché se vogliamo, se pensiamo di continuare a voler dare risposte utilizzando criteri, sistemi che andavano bene negli anni 50, andavano bene negli anni 60, ben probabilmente siamo fuori rotta. E allora una manifestazione diventa che cosa? Non è che diventa l'occasione per pubblicizzare delle parole che io potevo benissimo astenermi dal fare, qui avrei continuato a lavorare per quello che riesco e riesce ad essere il mio contributo quotidiano. Ma l'occasione della conferenza, del dibattito, della manifestazione, soprattutto se viene portata avanti da un'organizzazione sindacale a livello nazionale, deve essere che cosa? Quello di incominciare a sensibilizzare realmente il paese su un terreno, permettetemi di dire, leggermente diverso da quella dell'analisi, ma quello della proposta. Il tempo dell'analisi ormai è finito, è scaduto. Adesso siamo arrivati fortemente al tempo della proposta. Però il rischio qual è? Perché anche in questo c'è un rischio. Il rischio è, come diceva Pascal, che quando tutto si muove egualmente, nulla in realtà poi finisce col muoversi. Allora l'importanza è di essere propositivi ma anche alternativi, perché molte volte la criminalità è molto più avanti ed è molto più propositiva rispetto ad altri. Io ricordo qualche anno fa a Palermo una grande manifestazione fatta da dipendenti di società collegate al comune che scrivevano sui loro manifesti che in fondo era meglio la mafia piuttosto che lo Stato, perché quando lo Stato diventa, come dicevo prima, solo quel terreno di sanzione, cioè quando diventa solo l'arbitro, solo il portiere rispetto all'intera squadra di pallone,
E allora è chiaro che abbiamo finito addirittura col prestare il fianco a forme quasi quasi di alimentazione rispetto alla stessa criminalità, e criminalità normale e criminalità organizzata. Conclusivamente, credo che oggi, così come accadeva decenni fa, il sindacato può essere uno straordinario protagonista, a condizione che il sindacato, ripeto, da oggi in avanti incomincia ad affrontare il tema della legalità in un tutt'uno con il tema della proposizione del lavoro, e il tema della proposizione del lavoro in un tutt'uno col tema della legalità. Perché se non c'è lavoro, se non c'è tutela nel lavoro, se non c'è capacità di regole all'interno del lavoro, credo che affidare al solo portiere il rispetto della legalità sia un'impresa per la quale, lo dico prima, saremo tutti indistintamente, non solo la giustizia, profondamente battuti. E allora, buon lavoro. Grazie. Ancora mi rapporto sulla nostra proposta, appunto, che parla appunto del lavoro e di legalità, però noi siamo sindacati, quindi partiamo dal nostro osservatorio per guardare al mondo. Gianetto. Buonasera, pochi minuti soltanto. A me fa piacere parlare in questa occasione e parlare subito dopo un magistrato che interviene a un'iniziativa sindacale per, diciamo così, avremmo detto una volta, sottolineare la centralità del lavoro sulla questione della legalità e della vita civile di una città, di una regione. Questo è uno dei segni positivi dei tempi, perché i tempi ci hanno contemporaneamente segni positivi e negativi. Noi siamo in un parco che è diventato un luogo di straordinaria socializzazione della nostra città, e io vi giuro, da persona che si è cresciuta in questa città, per dove si è fatto e per come si è fatto, anche 5-6 anni fa avevo molti timori che si riuscisse a realizzare quello che si è riuscito a realizzare. Siamo a nemmeno 100 metri in linea d'aria dalla casa del boss, e si è portato avanti, si sta gestendo un luogo che ormai anche d'inverno è un luogo un po' frequentato, e che d'estate è qualcosa di straordinariamente partecipato e molto bello. La media è una città nella quale l'azione della magistratura e della polizia sta facendo cercare processi molto importanti. Noi non sappiamo questi processi come andranno a finire, come si concluderanno. Sappiamo però una cosa: sappiamo che contemporaneamente ai processi ci sono continuamente attentati, ci sono in questi giorni dei segni che ci preoccupano enormemente, sia alle aziende, sia segni di intimidazione a persone, diciamo, chiave della nostra città, come Rocco Mangiardi,
sia alto. Quindi siamo in un impasto di tante cose in questo momento, per cui l'iniziativa sindacale è veramente importante che si faccia oggi, che in qualche modo riprenda. I livelli di aumento della povertà sono segnati non solo dall'aumento dei pasti della Caritas e delle altre attività che abbiamo visto anche in queste vacanze natalizie, ma c'è tutto il tema, per esempio, no? Che è proprio un impasto molto forte di legalità e di povertà, che è la questione delle case. Il fatto che in questa città non si sia completato nel corso degli anni, le case popolari non si siano assegnate, sta determinando molto spesso una condizione che, per cui una delle poche attività edilizie è l'abusivismo, e nelle case c'è una forma di occupazione molto, che ha un rapporto molto forte con ambienti rimaterali e anche con una cattiva politica che dice che bisogna andare a togliere le case, perché poi viene questa cosa che le case ne stanno così, che legalità è che le case ne stanno così, le case si raccontano. C'è quella politica che è responsabile nel corso degli anni di aver gestito tutta la vicenda regionale, la vicenda delle altre, in modo da non completare mai le case popolari. In questa città ci sono più di 250 case popolari che non sono completate. Diventa l'occasione di soffiare sulla esasperazione di queste. Io ho paura di dirlo apertamente, perché spesso non vorrei che si alterasse il significato di quello che dico. Un sindaco che ha completato il suo mandato, magari adesso lo dice perché pensa che diciamo il fatto che c'è la sua presenza, ma c'è qualche segnale sulla vicenda delle prossime elezioni comunali che mi preoccupa molto. E comincio a dirlo a un'iniziativa sindacale per appunto questo. Voi ricordate che tipo di vicenda abbiamo avuto nelle scorse elezioni comunali? Qual è stato il clima, quante cose c'erano, eccetera, eccetera. Io ho qualche segno, oltre che il timore, che le prossime elezioni comunali possano essere peggio delle precedenti, e da questo punto di vista considero, e ho finito il discorso, ho un discorso breve, un mio dovere, diciamo, personale, anche quello di parlare apertamente, di non edulcorare né di nascondere questo problema, ma di porlo con la drammaticità che questo problema non solo ha avuto, ma potrebbe avere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sì, come è vero che si potrà a maggio prossimo. Grazie per l'invito e grazie anche a te. Grazie a te. La discussione è soltanto sul terreno, ma è perché molti compagni mi stanno chiedendo di intervenire nel dibattito. La cosa che purtroppo, insomma, devo dire è che il dibattito lo riprendiamo, visto che, insomma, nasce un po' di curiosità, di ragionamenti, no? Dai ragionamenti che abbiamo fatto, ma siccome i compagni devono andare a Castrovillari a completare il viaggio di oggi, insomma, sulla legalità, vi chiedo, insomma, venia per questa volta, ma tanto, vista appunto, insomma, l'attenzione, noi ci impegniamo a misurarci su questo tema in un altro contesto più tranquillo. Grazie a tutti voi, do la parola a Nicola Marocco per le sue conclusioni. No, mi rendo anche disponibile alla partecipazione. Diciamo. No, io già invitato. Sì, mi ritengo invitato e anche con molto piacere. Vorrei stare, diciamo, al tipo di discussione che hanno fatto gli interlocutori che operano nel territorio, perché volevo provare a fare un ragionamento molto breve, che poi è quello che
ci interessa maggiormente in termini, diciamo, di principio, in termini anche preventivi, del rapporto tra contrasto all'illegalità nelle sue varie forme e legami di natura sociale, perché questo non è un elemento secondario, forse anche propedeutico a la costruzione di efficaci iniziative di contrasto a qualsiasi livello. È evidente che una società che ha legami sociali deboli che forse non risentono soltanto della crisi economica, legami sociali forse a volte tendono a mettere in discussione anche alcuni presidi, per esempio dell'insediamento dello Stato, e quindi la difficoltà di costruire legami sociali che abbiano una ramificazione ma anche un riconoscimento, vengono da un territorio che a volte ha queste caratteristiche, è un elemento su cui dovremmo ragionare. Quindi il fatto che il sindacato non da adesso, occorre dirlo, perché in particolare nelle realtà, nei territori, il sindacato è costantemente impegnato in discussioni che hanno queste caratteristiche, in azioni che hanno caratteristiche come queste, in particolare nella realtà del Mezzogiorno d'Italia. Potremmo fare tanti esempi, ma non è questa la sede, anche per ragioni di brevità. Però porsi il problema della ricostruzione o del rafforzamento dei legami sociali non è un elemento di carattere secondario quando si vuole costruire una consapevolezza. E quindi il lavoro delle reti di organizzazioni che possono avere anche una matrice di carattere nazionale, che però poi sono insediate nel territorio, perché sono organizzazioni di cittadine e cittadini di quel territorio, è un lavoro assolutamente fondamentale. Andrebbe, da questo punto di vista, rafforzato, incentivato, supportato da tutti i soggetti che nel territorio hanno competenza e non soltanto. In questo il dialogo con le amministrazioni locali e con gli altri soggetti è molto importante. La seconda aspetto che voglio evidenziare è che non è secondario neanche dove si tengono iniziative di queste caratteristiche. Sia Don Panizza che il sindaco hanno evidenziato questo luogo, il perché di questo luogo e quale funzione oggi ha per la città nel rapporto con il territorio e con i cittadini. E io sono per dire che non vuole essere una polemica col dibattito, assolutamente. I luoghi hanno un valore simbolico se quei luoghi poi sono luoghi pieni di iniziativa, pieni di vita. Cioè, i simboli devono essere elementi, come si può dire, pieni. E non sempre i luoghi sottratti alla criminalità organizzata, anche a volte per inefficienze da parte di tanti, sono luoghi che in qualche modo restituiscono questa vitalità ai cittadini e che permettono, guardate, voglio dire una cosa che ha queste caratteristiche, che quel luogo diventa un elemento capace di dare un segno diverso se non soltanto se è sottratto alla criminalità e in qualche modo, tra virgolette, occupato dallo Stato, dall'amministrazione, ma se quel luogo diventa uno strumento di partecipazione alla vita pubblica per i cittadini, se attraverso quel luogo si ricostruiscono, organizzate dai cittadini, socialità e reti sociali che fanno riferimento a quel territorio. Reti sociali per quanto possono essere i luoghi di aggregazione, o reti di carattere economico, per esempio per tutto il tessuto economico che è sottratto alle mani della criminalità organizzata. Quindi, perché poi i cittadini sono in grado di costruire una risposta che è molto molto più larga della risposta che può fornire lo stesso Stato rispetto ai servizi che a quei cittadini occorrono. Quando noi ragioniamo di sussidiarietà e ragioniamo anche delle attività che possono essere svolte in termini sussidiari in una logica, come si può dire, di autopromozione, di promozione sociale in ambito locale, stiamo ragionando di questo. E la sussidiarietà e la promozione sociale è un elemento, diciamo, molto importante per il rafforzamento dei legami sociali. Ah, quello che occorre chiedersi, non in termini di critica, assolutamente, perché è una discussione che va esercitata qua e che non può essere in nessun modo sovraordinata. Tutti gli operatori delle reti, i cittadini, sono messi nella condizione di potersi riappropriare di quei luoghi?
esiste una difficoltà di carattere legislativo che può essere superata, qualche rigidità per esempio nell'affidamento e nel passaggio d'amministrazione, l'acquisizione del bene. Esistono delle difficoltà che a volte generano anche dei problemi per la continuità di un'attività economica. L'iniziativa di carattere territoriale trova ostacoli, per esempio, nell'affidamento di un bene attraverso il quale può essere realizzata socialità e risposte ad alcuni bisogni di carattere territoriale. Ecco, io penso che, diciamo, intorno a questi temi, senza pensare che c'è chi ha la risposta e chi non ce l'ha, o chi invece deve essere applicato, collocato sul banco degli imputati o chi no, si può realizzare una risposta che abbia questo carattere corale, perché gli elementi di contrasto all'illegalità attraverso l'utilizzo a fini sociali dei beni devono essere per il territorio un elemento visibile, cioè deve essere chiaro alla cittadinanza, alla comunità locale che c'è una possibilità diversa di utilizzo di quel bene non a fini propri ma a fini di carattere collettivo, e questo fine collettivo deve essere un elemento che sia tangibile nella disponibilità di tutti. Quindi io penso che sia molto importante l'appello che Don Parinza ha fatto rispetto al termine della partecipazione, ad aiutarsi anche degli elementi di possibile resistenza, e quindi ecco. Poi questo può essere un aspetto che non dà una risposta complessiva, perché i fenomeni di carattere illegale ora sono collocati su una dimensione anche macroeconomica che è molto ma molto complessa. Quando parliamo di cifre che hanno quella dimensione, quando parliamo qualcuno faceva una battuta, come si può dire che l'unica liquidità di un credito disponibile oggi in tanti paesi del mondo è quello che è garantito dalla criminalità organizzata, no? E quindi ci poniamo un problema che non è che possiamo affrontarlo soltanto nei nostri luoghi. Se moltissime imprese utilizzano come leva di accesso al credito il riutilizzo di denari procurati con proventi dell'economia illegale, sto parlando di studi, come si può dire, che sono disponibili, è evidente che c'è un problema, diciamo, un po' più di carattere complessivo. Però poi sappiamo che quella dimensione complessiva, che in Italia vuol dire quello che vuol dire in termini di dimensioni economiche, 60 miliardi della corruzione, 180 miliardi dell'evasione fiscale, i proventi della criminalità organizzata, poi poggia su reti che hanno anch'esso una dimensione sociale, che può non essere qui, può essere in un altro luogo, ma che non prescinde dal rapporto con il territorio, perché in quel territorio si realizzano economie che hanno quelle caratteristiche. Noi associamo questa discussione sulla legalità molto al tema degli appalti, e siccome rispetto a stamattina qua siamo fra, diciamo, persone che magari hanno lavorato o che lavorano, il tema degli appalti è un tema dove esiste un'oggettiva capacità di infiltrazione dell'economia illegale, e spesso questa infiltrazione è favorita dalle stesse regole che sovraintendono la gestione di un appalto: lo spezzettamento della filiera, la mancata responsabilità di solito per la committente, l'affidamento attraverso il massimo ribasso, la catena dei subappalti che produce imprese che non hanno mezzi e sono soltanto in grado di offrire manodopera. Ecco, pensiamo che da questo punto di vista serva una legislazione anche più forte, e che faccia anche uscire un po' dalla logica emergenziale in cui spesso è collocato il nostro paese. Adesso io, qui c'è un esponente della magistratura, il nostro paese per la costruzione delle grandi opere si affida ai commissari a vedere. Per la costruzione delle grandi opere, che può essere oggi l'Expo, ieri il G8 alla Maddalena e dopodomani la ricostruzione dell'Aquila, si affida non ai poteri ordinari dei soggetti che hanno la competenza, Ministero delle Infrastrutture, autorità locali, regioni, ma si affida, in virtù del ritardo dei tempi, di alcune difficoltà autorizzative, delle difficoltà delle realizzazioni, ai commissari e alle leggi speciali, che attraverso la rottura della catena di controllo e per l'accelerazione dei tempi poi producono anche la difficoltà di contrasto a fenomeni di carattere illegale. Non che siano voluti questi fenomeni, ma quando sull'Expo 22 imprese hanno un'interdittiva
perché si scopre che sono associate alla criminalità organizzata, è evidente che c'è un problema anche su come io ho provato a organizzare quei lavori della sua tempistica anche rispetto a come ho realizzato, diciamo, nel complesso l'affinamento di quelle attività. Ecco, voglio dire, per brevità, perché mi pare che il senso della discussione sia questo, che noi dobbiamo distinguere fra ciò che occorre fare a un certo livello, cioè l'iniziativa legislativa nazionale, che è assolutamente importante, su cui deve poggiare, forse occorre chiedere anche un po' di coerenza nei diversi provvedimenti legislativi, cioè che siano leggibili e interpretabili dalla nostra comunità. Da questo punto di vista occorre fare uno sforzo oltre a quello che è stato già fatto, ma poi serve produrre anche iniziativa a carattere locale, che ha anche le caratteristiche di ciò che si è fatto oggi e di ciò che si fa nella dimensione territoriale, perché non è un elemento secondario, anzi forse diventa l'elemento più importante. E occorre anche dire che questa caratteristica è un po' comune a tutti i territori che noi abbiamo girato in questa campagna. Lo dicevo stamattina, ma lo voglio ripetere molto brevemente, intorno a questo tema c'è attenzione. Io non voglio ancora dire che c'è consenso, no? Perché poi il consenso si deve produrre condizionamento anche in termini, diciamo, in termini politici, in termini elettorali, bisogna produrre, diciamo, movimento, però c'è un fortissimo interesse, perché è evidente oggi da parte dei cittadini che quanto ricade dentro un'economia di carattere illegale è un elemento che sottrae diritti, sottrae risorse ai cittadini, e quindi questo, diciamo, è un qualcosa che dobbiamo assolutamente rompere, e intorno a quello costruire anche quelle condizioni, diciamo, di legame sociale, di consenso, che sono assolutamente necessarie, sapendo che però la consapevolezza, ecco, occorre dirlo, sta dalla nostra, parte. Mi pare questo un elemento assolutamente necessario, come bisogna riconoscere anche, diciamo, la diversità dei fenomeni, la diversità dei luoghi. Io penso che sia importante, da questo punto di vista, quando si fanno discussioni che hanno queste caratteristiche, anche provare a caratterizzarle rispetto alle diversità che attraversano questo nostro paese, perché non è tutto uguale, come così non è tutto uguale la presenza di un fenomeno illegale, ecco, che non è che sia espanso, mettiamola così, non è che sia espanso, no? È un fenomeno che ha le sue mutazioni anche in relazione a come muta la società, a come muta il contesto economico, a come muta il contesto produttivo. Pensate a che cosa ha voluto dire per la criminalità organizzata la gestione in termini ambientali, la gestione dell'ambiente, e di come intorno al tema dell'ambiente, in particolare per quanto attiene al ciclo dei rifiuti, sono poi sovrapposte economie di carattere legale, anche lì magari legate alle concessioni, all'utilizzo di alcuni luoghi per il conferimento. Quindi, ecco, bisogna interpretare e leggere questo fenomeno nella sua complessità, sapendo che però nel partire dal basso bisogna costruire e avere un punto di vista comune. Ecco, prometto che appena possibile torneremo per fare una discussione meno frettolosa, ma che comunque ha la sua utilità. Grazie. Grazie a tutti voi. Quindi, insomma, mi promesso un debito, ci rivediamo. Innanzitutto ringraziare per l'invito a questo momento di discussione sulla legalità. Credo che questi momenti debbano essere ripetuti e rappresentare sempre di più occasione di discussione, ma soprattutto, come dicevo nel corso del dibattito, propositivi rispetto a un impegno forte che il sindacato in questo momento deve avere e che deve caratterizzarsi fondamentalmente, a mio parere, per ridare questa speranza, soprattutto ai giovani, in termini di speranze di lavoro e in termini anche di tutela all'interno del lavoro. La CGIL ha fatto bene a fare questa iniziativa della carovana per la legalità, perché a Lamezia Terme è sempre toccata da processi, o da bombe, o da sparatorie, o da pizzo e queste cose, però spesso anche si tace. In questo momento c'era troppa calma.
E io credo che bisogna sempre approfittare di rimettere a tema la legalità, perché è un tema da una parte è legato alla criminalità organizzata, però certe volte è anche legato ai modi balordi di portare avanti l'economia, ai modi illegali di portare avanti il lavoro, i contratti, le paghe, ma sto parlando proprio dalla piccola, magari dal piccolo imprenditore o artigiano, magari fino anche a chi ha 70 dipendenti, 80 dipendenti, dalla campagna anche le ditte varie e così via. Cioè c'è una illegalità diffusa che sta diventando nella mentalità come un dato, come sembra ormai che bisogni fare così perché c'è la crisi. No, io credo che la crisi invece si combatte con il lavoro vero, con le buste di paga vera, con la produzione vera, col mercato vero e con la politica vera. Perciò io credo che il sindacato non esce dal tema, se punta sull'approfondire oggi la legalità di ieri, di oggi e di domani. Ma questa sera alla Lamezia abbiamo discusso di legalità e l'abbiamo fatto nell'ambito della campagna nazionale Legalità, una svolta per tutte della CGIL. Abbiamo messo su una riflessione, l'abbiamo fatto a dire il vero da stamattina, partendo dal liceo Fermi di Catanzaro Lido, una riflessione sull'antimafia e sulla legalità, partendo da esperienze positive che si sono già consumate sul territorio oppure si stanno consumando. Abbiamo voluto rappresentare il volto appunto della concretezza nella battaglia di contrasto alla illegalità, il volto delle cose fatte. Ci troviamo in questo momento a Parco Peppino Impastato, che è un bene che è stato restituito alla comunità di Lamezia, un bene gestito da delle cooperative, e ci troviamo vicino a Via Placido Rizzotto, che è per noi insomma un simbolo importante del contrasto alla illegalità e alla mafia. Campagna nazionale Legalità una svolta per tutte, ha voluto fare tappa anche a Catanzaro e abbiamo avuto un interessante dibattito su questo tema. Quello che ci lascia questa giornata è un impegno, un rinnovato impegno rispetto ai temi della legalità e un rinvigorito impegno a mettere in campo delle azioni concrete di contrasto all'illegalità. I soggetti istituzionali con i quali ci siamo confrontati sono detti disponibili a ritornare a ragionare insieme alla CGIL degli strumenti attraverso i quali si difende il lavoro con i diritti, con la dignità e appunto si difende la legalità per tutti.